Hello, everybody. Hello, Coach Parker. We start now with the post-game press conference, and we start with the first statement about the game from Coach Parker. Please, Coach. It was tough first half. We didn't play the defense we wanted to. Scoring 50 points in Virtus is way too much. But the team had a great reaction in the second half, and we saw our team defensively. And after that, of course, when you play good defense, get easy basket on the other end. And we, of course, made some tough shots, but it's part of basketball. Sì, grande, tosta, partita tosta, veramente tosta. Abbiamo preso troppi punti primo quarto, più di 50. Ci siamo detti che dovevamo assolutamente migliorare la difesa. E abbiamo migliorato nel secondo tempo il nostro gioco in difesa e abbiamo migliorato anche il nostro tiro da tre punti. Questo è il basket, insomma, da una piccola cosa possono arrivare tante. Any question from... yes, please? He's got to find rhythm. He's got to find rhythm. You know, tonight is maybe the toughest matchup for him because the two guards, three guards can post up. You know, it's, you know, a little problem when they post up. And after that, they're real physical with him. But I think he's still got to find rhythm. But I'm not worried. You know, we're gonna help him out when teams going to attack him on the block because, you know, he's hard to stop on the other end. Other questions? No? Okay. Thank you so much, Coach. Hello again. We continue our press conference with the first statement about the game from Coach Sergio Scariolo. Please, Coach. Well, first of all, congratulations to Asvel, to Coach DJ, to Tony. Two completely different games. Played great first half. We came off the locker room in the third quarter really soft. I can't really tell you why, after such a good first half, we came off this soft, especially defensively. We let them score 48 points in the second. We let them score 6 by 11 on threes, which in the first half were mainly contested. This time were not really hardly contested, and we didn't even make fouls. And some of their experienced players like Lydie, DeColo, got the handle of the game and didn't let it go anymore. So painful loss, but still we are at the beginning of the season. We had to focus on the next coming games, big game, and then next week Euro game. Don't have any other choice. Thank you, Coach. Abbiamo terminato il protocollo di Eurolega, possiamo passare alle eventuali domande in italiano. Prima domanda, se ci sono. Su Cordinier, il migliore Madrid, si è giocato
No, una scelta tecnica. Abbiamo deciso nel primo tempo di usare un determinato numero di giocatori, poi lui è entrato anche perché abbiamo dovuto giocare con scemi al 4 un po' prima. Poi nel rientro non ho ritenuto che dovesse, non credo che sia da mettergli sulle spalle la capacità di così, cambiare le partite in maniera particolare, però comunque ovviamente contiamo su di lui per il futuro. Dario? Poi ci chiedo nel secondo tempo in particolare che cosa è accaduto, secondo te, perché c'è una diversità di prestazione troppo evidente tra primo e secondo tempo. A parte l'hai già accennato nella parte inglese, però volevo approfondire il discorso legato al secondo tempo. Ho già detto che, non, che è difficile spiegarmelo. Sinceramente, quando giochi un primo tempo così buono sotto tutti i punti di vista, e non riesco a capire perché siamo usciti nel secondo tempo così molli, concedendo tiri, non facendo falli, anche in attacco. Ovviamente non abbiamo avuto più la spinta della nostra difesa per correre in transizione e quindi anche in attacco abbiamo abbassato un po' la nostra efficienza, ma tutto è venuto dalla prestazione difensiva, e lì onestamente non faccio fatica a dire che se ne possano, che possiamo salvarne, nel senso che a livello difensivo, che è stata la chiave del secondo tempo, non ci siamo stati. Realizzare il risultato delle palle perse, che erano state due nel primo tempo, ci sono state nove nel terzo quarto. Sì, ma non c'è dubbio che abbiamo, come dicevo, il fatto di non aver potuto attaccare in transizione, di aver attaccato contro la difesa schierata, una difesa molto fisica, con giocatori molto grandi che occupano molto bene gli spazi, che usano bene le mani, ci ha portato, ha forzato alcune di queste palle perse. Altre sono state per non tenere passaggi, per fare passaggi troppo forti in una distanza troppo breve, per non mantenere il possesso della palla dopo averci messo le mani sopra. Abbiamo commesso anche diversi errori, un po' di non, di inesperienza, di mollezza, cioè, proprio di non afferrare, mettere le unghie sulla partita in maniera molto più dura, forse perché ci siamo illusi che poteva essere, che poteva non essere necessario. Abbiamo imparato una volta di più che in Eurolega non ci sono partite facili, non ci sono avversari battibili a priori, non ci sono partite che si possono considerare vinte quando sei 20 punti avanti o 15 punti avanti. Speriamo di imparare. Un commento sul gioco? Ha finito asfissiato, abbiamo provato a dargli minuti, ha fatto anche qualche cosina, ci ha provato, chiaramente gli manca tono competitivo, ritmo, però insomma io penso che abbia un po' rotto il ghiaccio, adesso si tratterà di sommare minuti nelle prossime partite. Se non ci sono altre domande, chiudiamo la conferenza. Grazie.